Salve a tutti, bentornati sul mio canale. Mi presento per chi si connettesse oggi per la prima volta. Io sono Cinzia e gestisco dal 2012 il blog Sapore di Libri, dove mi occupo di recensioni letterarie. Il libro di cui voglio parlarvi oggi è una lettura di qualche anno fa, a cui a suo tempo ho dedicato appunto una recensione sul blog e una recensione scritta, però oggi sento l'esigenza di fare anche il video per il canale perché è un libro che mi ha colpito particolarmente proprio per la tematica trattata. Mi ci sono ritrovata, purtroppo per me, in prima persona, perché so cosa significhi crescere in una famiglia non tanto, diciamo, empatica, non tanto affettuosa, e comunque mi sono resa conto, anche confrontandomi con altre persone, che questa problematica appunto della mancanza di affetto nell'infanzia è un problema che coinvolge tante persone, con esiti purtroppo a volte anche disastrosi se non si riesce, diciamo, a intervenire e a cambiare questo percorso, perché comunque, come si sa, ciò che succede nell'infanzia poi va a condizionare tutto il percorso di una persona adulta. Allora, il libro è Ogni angelo è tremendo di Susanna Tamaro. E Susanna Tamaro credo che la conosciate tutti perché è una scrittrice italiana molto famosa, molto conosciuta. Il suo romanzo principale è Vado per ti porta il cuore, che è stato scritto nel 94 quando io avevo 17 anni. L'ho letto subito ed è stato per me proprio un monumento, diciamo, proprio uno dei libri cardine della mia adolescenza, anche perché chi mi conosce sa che io sono una che va sempre assolutamente dove la porta il cuore, quindi io seguo la bussola del cuore più che quella della ragione, e secondo me è la cosa migliore da fare, perché il cuore alla fine non mente mai. Comunque, tornando a noi, Susanna Tamaro ha scritto tanti libri, e in tutti i libri, bene o male, c'è qualcosa di sé, e in questo assolutamente c'è lei al 100%, perché è proprio un libro che parla, un'autobiografia, parla della sua infanzia e della sua adolescenza, appunto, vissuta in una famiglia disfunzionale. Susanna è nata nel 1957 in una fredda notte d'inverno a Trieste. Trieste è una città che all'epoca, vabbè, tuttora perché non si è spostata, è sul confine, però all'epoca in particolar modo, quindi stiamo parlando di 60 anni fa, viveva da una parte, era occidentalizzata perché comunque in Italia, quindi viveva all'occidente, aveva idee occidentali, però risentiva anche degli influssi della politica comunque comunista che c'era in quell'epoca nell'Europa orientale. Però ciò che veramente è andato a impattare tanto nella vita di Susanna è il rapporto con la sua famiglia. Premetto che Susanna è una ragazzina, adesso una donna, ma all'epoca è stata una ragazzina, una bambina estremamente sensibile, era una bambina appunto altamente sensibile, una bambina da un certo punto di vista fragile. Come ha ammesso lei stessa più tardi, soffre di una lieve forma di autismo, la sindrome di Asperger, che se non le ha compromesso comunque la vita, perché lei alla fine è riuscita a farsi una vita autonoma e insomma è riuscita a diventare una donna di successo, a vivere la sua vita, però sicuramente questa sua lieve forma di autismo le ha compromesso i rapporti con le altre persone, quindi lei a maggior ragione avrebbe avuto bisogno di un sostegno, di qualcuno che l'amasse, di qualcuno che la supportasse, che la sostenesse. Invece lei è nata proprio in una famiglia anaffettiva al 100%, lei ha un fratello più grande e un fratello più piccolo. La madre, Anna, non li voleva i suoi figli. La madre Anna è una persona fortemente disturbata, una persona comunque anaffettiva, una persona egocentrica, una persona incentrata su se stessa, che pensava più al suo benessere che al benessere dei figli. Lei, o volente o nolente, insomma, un po' perché non li voleva, un po' perché comunque per una sua patologia psicologica non è riuscita a prendersi cura dei figli, né dal punto di vista proprio delle strette necessità materiali, ma tantomeno a livello affettivo e psicologico. Era una donna che comunque i suoi figli non li voleva e li mortificava, li derideva, gli faceva capire che erano comunque un peso nella sua vita. E il padre Gianni è una persona completamente assente, una persona molto infantile, e appunto dicevo assente nella vita di Susanna, scusate, non so perché mi veniva Teresa, di Susanna, e finché è in casa comunque è come se non ci fosse. Dal momento in cui i genitori si separano, lui scompare letteralmente dalla vita dei suoi figli. E quando Susanna è una ragazzina, sua madre, dopo essersi separata, si fidanza con un altro uomo e va a convivere con quest'altro uomo, però anche quest'altro uomo non è una figura positiva, è un uomo sadico, un uomo cattivo, è un uomo perennemente in preda ai fumi dell'alcol, che comunque non vuole bene a Susanna, che lui la considera come un peso.
Quindi lei si trova a vivere sola, con le sue paure, con i suoi terrori. L'unica persona che le dava un minimo di affetto, su cui lei poteva contare, era la tata Gianna. E questa tata viene da un giorno all'altro mandata via dalla madre, quindi sparisce di punto in bianco, sparisce dalla vita di Susanna, creandole appunto uno shock non indifferente. E inoltre, sempre la madre fa sparire il cagnolino e il gattino a cui Susanna era molto affezionata, ma le fa sparire nel senso che gli fa proprio sopprimere, perché secondo lei erano un intoppo e quindi li fa sopprimere, e quindi altro shock, altra perdita, altro abbandono nella vita di Susanna. Io mi sono ritrovata tanto in lei, nelle sensazioni che lei provava da bambina, in questi pianti irrefrenabili che la prendevano, in questi pensieri che aveva sempre nella testa, queste mille domande senza risposta, questo sentirsi diversa dagli altri, sentirsi goffa, sentirsi a disagio nel mondo. Sono sensazioni che ho provato in prima persona. E perché nel momento in cui tu non ti senti accettata da chi ti mette al mondo, giustamente dici: se non mi vogliono bene loro che mi hanno messo al mondo, ma chi mi deve voler bene? E un'altra cosa in cui mi sono ritrovata tanto è quando Susanna dice che lei cercava di non avere richieste, di non avere bisogni, cercava di essere il più possibile invisibile, di non farsi vedere, perché sentiva di essere un peso e si sentiva proprio un peso e quindi non voleva. È un meccanismo strano mentale, perché ti senti un peso e quindi cerchi di dare meno fastidio possibile, quindi stai nel tuo angolino, non dai fastidio, però dentro di te stai male. Mi sono veramente ritrovata in lei. E lei come affronta questa situazione? L'affronta praticamente passando da anima scarnificata davanti al fuoco ad iceberg, diventa un pezzo di ghiaccio. Lei arriva ad essere atarassica, come si dice, non prova più niente, non prova più sensazioni, vive come un cyborg, come un robottino, va avanti per la sua strada senza sentire e senza provare niente. E quando diventa una ragazzina, sua madre la manda da uno psichiatra perché dice che lei è matta. E sua madre, ovviamente, come tutte le persone che non vogliono mettersi in discussione, riversa su sua figlia quello che in realtà è lei. Quindi questi disagi che lei vede in sua figlia, in realtà li ha sua madre, però è talmente piena di sé da rendersene conto, non se ne rende conto, per cui dice che sua figlia è pazza e la manda dallo psichiatra. Lo psichiatra si rende conto della situazione qual è, e capisce che per il bene di Susanna l'unica cosa è allontanarsi dalla sua famiglia. Quindi l'adolescenza di Susanna passa fra collegi e case famiglia, e poi, quando sarà in grado di mantenersi da sola, stanze prese in affitto. E la sua svolta è quando riesce a riallacciare i rapporti con sua nonna materna, Elsa. Sua nonna materna, che è la stessa nonna che lei racconterà nel suo libro, appunto, Vado dove ti porta il cuore, a cui darà il nome di Olga. Sua nonna riesce a scalfire questa corazza che lei si è imposta, riesce ad arrivare al suo cuore, riesce a conquistarla, a farla aprire con sé, a darle tutto l'amore che non ha mai avuto. Ed è sua nonna che per prima la introduce nel mondo, appunto, della scrittura e della lettura, che saranno la salvezza totale di Susanna, perché lei, Susanna, scrivendo, avrà una forma di catarsi. Quindi lei comincia a scrivere. Il suo primo romanzo lo scrive in 20 giorni, chiusa praticamente in una pensione in mezzo alle campagne ungheresi, e scrive questo suo romanzo. Però lei ha paura a pubblicarlo. Perché? Perché lei è una donna, appunto, insicura di suo. In più lei deve scontrarsi con una figura mastodontica che fa parte della sua famiglia. Suo bisnonno, quindi il padre di sua nonna, era niente di meno che Italo Svevo, ovviamente scrittore che tutti conoscete, scritto La coscienza di Zeno, Senilità. Quindi lei si trova a che fare con questo mostro sacro e non si sente all'altezza, per cui lei ha paura a pubblicare i suoi scritti. E qui di nuovo interviene sua nonna insieme alla sua migliore amica Maria e alla sorella di sua nonna, che con un escamotage fanno in modo che il libro venga pubblicato. Questo libro poi ha successo, e da qui parte poi l'attività di scrittrice di Susanna, che fra l'altro le era già stata predetta quando lei era piccola, insomma piccola, una ragazzetta, e un suo amico le aveva fatto le carte, le aveva detto che lei sarebbe diventata una scrittrice di famosa, una scrittrice di successo. E così appunto lei diventa Susanna Tamaro, quella che tutti conosciamo con tutti i libri che ha scritto. E dopodiché Susanna fa un salto temporale di quasi 40 anni e arriva ai giorni nostri, cioè ai giorni in cui lei ha scritto il libro. L'ha scritto tipo circa 10 anni fa, no, un po' meno di 10 anni fa, nel 2013 mi sembra.
e lei ormai è una donna matura e anche se non è riuscita poi a crearsi una famiglia, ad avere dei figli, comunque è riuscita a viversi la sua vita, ha fatto il suo percorso, è cresciuta e si è resa conto che il problema non era lei, ma erano i suoi genitori adesso ormai sono morti, però lei riesce a perdonarli perché comunque dice ok, mi hanno creato tanto disagi, però mi hanno dato la vita, che è la cosa più importante, per cui ha la forza di riuscire a perdonarli e di riuscire comunque a viversi la sua vita, nonostante il passato che comunque le ha fatto del male. E questo libro, ripeto, è un libro che me personalmente, ripeto, mi ha devastato, però mi è piaciuto davvero tanto. È un libro introspettivo, è un libro a tratti ironico, a tratti. Sì, ironico, però a tratti anche crudele, crudo, perché comunque lei è spietata, non nasconde niente, racconta proprio le cose così come sono andate, e i suoi sentimenti, tutto quello che ha vissuto, le cattiverie che le sono state fatte, e, proprio come se con un bisturi andasse a scandagliare la sua vita. Quindi questo è un romanzo che forse non potrà piacere a tutti, però a chi ha un vissuto come me, come lei, a chi gli è mancata una figura basica nella sua vita, a chi ha avuto una famiglia emotivamente inattiva, emotivamente analfabeta, diciamo, è un libro che lo consiglio perché comunque ti fa veramente capire tante cose, ti fa riflettere, ti fa emozionare e per lei, ripeto, è stato catartico scrivere questo libro, ma immagino che non sia stato facile, però secondo me è un libro che si deve leggere, ripeto, ha un qualcosa da risolvere nell'infanzia, può veramente aiutarla tanto questo libro. Non ho capito chi sia l'angelo a cui lei fa riferimento, questo angelo tremendo, sinceramente me lo sono chiesta ma non l'ho capito. E vorrei leggervi alcuni. Io ho sottolineato tante cose su questo libro, però ci sono delle parti che. Una parte in particolar modo che ho sentito veramente tanto mia e che vi vorrei leggere. Prima vi faccio rivedere il libro, acquistatelo, che è Ogni angelo è tremendo di Susanna Tamaro. Adesso aspettate che me l'ero segnata, se la ritrovo, tanto quando cerchi le cose ovviamente non le trovi mai. Una è qua e l'altra è qua. Ok, leggo. Ero una bambina depressa? Sicuramente. Appena avevo un momento libero, mi sdraiavo sul pavimento della stanza e iniziavo a piangere. Piangevo per ore, senza limiti, fino allo sfinimento. Ero una maratoneta del singhiozzo. I miei pianti non avevano nessuna ragione apparente e questo irritava molto mia madre. Perché piangi? Mi gridava. E io, senza interrompere la mia attività, rispondevo: Non lo so. In realtà lo sapevo benissimo. Piangevo perché le cose finivano, perché dietro la luce c'era sempre in agguato il buio. Piangevo perché la copertina mi aveva illuso sull'accoglienza e sull'amore, ed era brutto svegliarsi dalle illusioni. Piangevo perché la mia testa esplodeva di domande e non c'era nessuna persona a cui potessi rivolgermi. Piangevo per il pozzo di solitudine dolorosa in cui ero sprofondata. Piangevo perché tutti si aspettavano che io fossi una brava bambina normale e io non ero capace di esserlo. Perché piangi? Perché ti butti per terra? Perché ti manca il fiato? Perché? 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 Perché vivo con un nemico dentro, con la nebbia, con la notte, con lo smarrimento? Perché vedo il dolore e non posso farci niente? Perché vedo l'incompiutezza, il vuoto, il fallimento e non ne capisco il senso? Perché sono sola, nessuno mi ascolta, nessuno mi prende per mano. Piango perché ho paura del vuoto, del buio e della solitudine che mi attendono. Sulle mie minuscole spalle di bambina si posava tutto il dolore del mondo, tutto ciò che era ferito mi feriva. Come potevo dire agli altri che anche la morte di una farfalla era per me motivo di grande dolore? Per questo piangevo, per questo mi buttavo per terra, per questo appena potevo sbattevo la testa contro il muro. Beh, credo che non ci sia bisogno di aggiungere altro. Io vi ringrazio per avermi ascoltato. Vi ricordo il mio blog Sapore di Libri dove potete trovare tutte le mie recensioni, questo è il mio canale e dove appunto faccio le video recensioni, per chi fosse interessato a contattarmi, visto che io propongo anche, faccio scusate, anche recensioni di libri di autori emergenti, potete contattarmi all'indirizzo sapore di libri, chiocciolalibero.it. Grazie per avermi ascoltato, leggete il libro perché davvero merita.